Mi sono chiesto, come sempre quando approccio una regia, a quale fosse nel Cyrano il personaggio in più. E ho deciso che fossero le parole, quelle scritte, dette, non dette, evocate. Poi ne ho parlato con i ragazzi del collettivo Provocation Art e sono nate queste proiezioni che hanno creato loro. Proiezioni di parole che scendono, che cadono, che girano attorno a Rossana. La storia parla di questo spadaccino imbattibile, Cyrano de Bergerac, che però è anche un grande poeta e ha questa caratteristica che tutti conoscono, cioè un naso enorme che lo rende bruttissimo, poverino. E in più purtroppo è innamorato di una ragazza bellissima, sua cugina, Maddalena Robin, chiamata Rossana, che però è innamorata di un giovane bel guascone, guascone come Cyrano. Da questo triangolo imperfetto nascono tutte le vicissitudini che vengono poi raccontate nella storia. Nella mia messa in scena ho voluto inserire anche una cosa un po' particolare, cioè le maschere della commedia dell'arte. Infatti alcuni degli attori usano le maschere, a cominciare da quello che fa Cyrano. L'autore è Edmond Rostand, che scrisse il Cyrano de Bergerac su commissione del grande attore parigino Coquelin. Coppia putei che in virtù vostra, signor, ho unito il matrimonio! E ora potete dire addio dal marito, signora. Cristiano! Barone, qui c'è l'ordine. Portateglielo voi. Avanti, risentite i tamburi, no? È la partenza! Obbedire, signori! Che cos'è? Renitenza! Una notte di nozze da venire. E il cretino crede di farmici soffrire. Cyrano de Bergerac è un personaggio realmente esistito. È nato nel 1619 e è morto a 36 anni. Ed è considerato il primo scrittore di fantascienza della storia. Infatti, nel 2004 in Francia hanno creato un premio intitolato a Cyrano per gli scrittori di fantascienza. Inoltre, ai tempi fu considerato uno dei primi libertini, quando questa parola stava piuttosto a indicare un'avanguardia culturale, una nuova filosofia di vita. Una femmina soltanto poteva arrivare a questo. Si roderà e altrettanto. Un modo di vivere e pensare libero nei pensieri e nei ragionamenti. Rossana, io vedrò nel vostro odio che con il mio si sposa una prova d'amore. È già qualcosa. Questo per noi oggi può sembrare ovvio, banale, ma ai tempi era un comportamento rivoluzionario e anzi in odore di paganesimo. Io so che se voi voleste che tutti lo rispettassero. Va bene, il vostro piccolo barone sta su un cassero. Questo vuol dire che lo difenderete. Il Cyrano contiene due sentimenti fondamentali, universali, cioè l'amore e l'amicizia. Io ho sempre conservato un'amicizia tenera. Sì. E lo spirito di sacrificio in nome dell'amicizia. E poi l'invidia dei potenti, che però negli anni poi si trasforma in ammirazione. Oscura edera che all'albero tutore s'appoggia arrampicandosi e leccandogli la scorza. Potrei salire da furbo, sì, e non invece a forza. No, grazie! E le parole, quelle dette, non dette, scritte, evocate, insomma, la poesia. Un punto rosa acceso sulla I di amore mio e un bisbiglio alle labbra, che l'orecchio intenda, il brivido del miele di un'ape che sfaccenda, una comunione presa al petalo di un fiore, è un modo lungo e lieve di respirarsi il cuore e di gustarsi l'anima in bocca, poco a poco. Tacetevi, vi prego. Sì, taccio, o vado a fuoco. Sai,